Buongiorno Buongiorno. dottor Strano, bentornato a Radio Roma Capitale. Ben ritrovato Federico e ben ritrovati, penso, molta parte degli ascoltatori. Eh sì. Sì, allora io e il dottor Strano ci conosciamo già da un po' di tempo. Io, grazie a delle persone che ascoltavano la precedente mia esperienza radiofonica e che ringrazio sempre, lo saluto, Marco, è stato colui che mi ha avviato alla donazione del sangue. Abbiamo scoperto, Enzo, un mondo che purtroppo è un mondo un po' in difficoltà da sempre, ed è il mondo appunto dei donatori, o meglio, dell'assenza purtroppo di un numero sufficiente di donatori di Certo. sangue nella nostra città. Noi spesso diciamo in diretta che questo ha un costo poi per la Regione Lazio a livello sanitario, perché poi tutti gli emocomponenti che la Regione Lazio non riesce a coprire con la sua donazione interna, li deve andare a comprare da altre regioni che sono invece virtuose, e questo crea ovviamente delle difficoltà. È ovvio che non è il buco di bilancio della Regione Lazio No, però essere, no. Certo, però ecco, crea problemi soprattutto alle persone che hanno bisogno di quel tipo di certo. Beh, sì, sangue. perché si porta dietro tutta una serie di aspetti negativi che riguardano tanto il paziente in prima persona quanto tutta la comunità. Alla fine il fatto di non avere, specie nella zona di Roma, perché complessivamente la Regione Lazio è deficitaria per quanto riguarda la donazione, il complessivamente significa che in realtà il grosso della richiesta e quindi il grosso del deficit è derivante dalle attività trasfusionali della città di Roma, quindi, e della provincia di Roma. Quindi questo è il punto fondamentale. È ovvio che l'organizzazione dei servizi trasfusionali in ciascun ospedale si muove in modo da far avere sempre la terapia trasfusionale a ciascun paziente nel modo più efficiente e rapido possibile. Certo. Ma specie adesso nel periodo verso cui ci stiamo avviando, cioè l'estate, il fatto di poter avere disponibili delle unità che comunque vengono acquisite inizialmente all'interno della regione, andandole a prendere nelle altre province che non hanno questa situazione così disastrosa come la provincia di Roma, e poi esaurita la disponibilità al di fuori. E quando si tratta di estate, è estate per tutti, e Certo. quindi anche avere dalle altre regioni il supporto diventa Più complicato. difficile, esatto, anche se è programmato, quindi c'è tutta una serie di attività di pianificazione dell'approvvigionamento, però rimane il fatto che già da giugno fino a settembre ci saranno dei problemi gravi per assistere pazienti che comunque spesso anche per tempi lunghi devono essere curati con emocomponenti, e non averli disponibili tutti sempre nella quantità necessaria nel momento opportuno, è ovvio che si riflette male sull'efficienza della terapia. Certo. Allora, questo è un problema di tutti. Non è un Molti problema solo di chi ne ha pensano, bisogno, certo. certo, molti pensano che la cosa si esaurisce con andare a donare per il parente, per l'amico, solo per le persone del proprio entourage. Questo è sbagliato. La donazione nelle regioni virtuose di cui tu hai parlato, Federico, Sì. è intesa in tutt'altra maniera, cioè si va a donare comunque indipendentemente dalle necessità di chi conosciamo, anzi, Certo. si dona per chi non si conosce, Certo. ed è Normalmente sicuro che servirà. ci si avvia, almeno nelle regioni meno virtuose, diciamo, dove non è un'abitudine, c'è chi inculca al figlio il fatto che a 18 anni si può iniziare a donare, lo porta a donare. Normalmente si Esatto. scopre invece la donazione del sangue quanto sia importante quando un parente o un amico hanno necessità Perfetto. E impellenti. quanto non funzioni E questo infatti. meccanismo del vado a donare solo se serve a mamma, zio, a mia moglie, al fratello, a chi che sia, è dimostrato che appunto lì dove ancora c'è questa mentalità c'è la carenza. Laddove l'intenzione della donazione è rivolta al sociale e non al personale,
Invece lì funziona. Certo. Tant'è che grazie a Dio c'è anche l'esubero. Dico grazie a Dio perché poi almeno ci troviamo noi. Certo, la Regione Lazio può usufruire dell'esubero. Certo. Però le chiedo un certo deficit economico, perché alla fine noi poi con i soldi che escono da qua andiamo a finanziare i servizi sanitari delle altre regioni. Questo certo. Bisogna che le persone cominciano a capirla sta storia. Certo, certo, che non ci c'è lamentiamo dubbio. Tanto che il nostro servizio sanitario regionale fa schifo, però dobbiamo sapere che fa schifo anche perché, siccome non c'è donazione sufficiente, per compensare questa cosa siamo costretti ad avere una spesa sanitaria che non ci dovrebbe stare e che quindi grava sulle altre situazioni, e peraltro con quei soldi che escono da qua entrano in altre regioni e vanno nei bilanci della sanità delle altre regioni. Ecco, questo cioè, è... siamo due volte fessi. Certo, certo, è giusto ricordarlo, certo, è giusto ricordarlo. Noi tra l'altro ricordiamo che in tutti i principali ospedali di Roma si può donare il sangue. Dottor Sano, vogliamo dare un'indicazione rapida agli ascoltatori e alle ascoltatrici? Chi può donare il sangue, fasce d'età? Sì, signore, allora, tagliando molto con l'accetta, perché poi la selezione del singolo donatore è il risultato di un protocollo ben definito, col colloquio ad personam, peraltro. Comunque, tagliando con l'accetta, si può donare dai 18 ai 60 anni se non si è mai donato il sangue, proseguendo dai 60 fino ai 65 se si è già donato, ma con delle accortezze, bisogna fare l'elettrocardiogramma ogni anno, via dicendo. Può donare chi pesa più di 50 kg, non abbia fatto terapie, per esempio per l'ipertensione, ne dico una, ma anche le semplici aspirine prese ripetutamente a distanza di pochi giorni impediscono di poter donare. Di questi tempi ci stanno le allergie ai pollini, chi è allergico in questo momento, ha sintomatologia, non può donare e potrà farlo nel momento in cui siano passate tutte le manifestazioni allergiche, magari da qualche giorno, che è meglio. Certo. Quindi bisogna andare a donare non avendo preso né latte né cibi solidi. Sono ammessi tè, caffè e succo di frutta, ma manco una goccia di latte. Questo è importante. Mi ha fatto bene a precisarlo, dottore. Sì, perché esatto. C'è chi si allunga il caffè con latte e poi vai lì e non puoi donare, siccome insomma è anche un peccato predisporsi, certo, e poi sbagliare. Senta, una delusione, diciamolo subito. Senta, dottore. Due caffè vanno bene, due caffè macchiati no. No, ecco. Senta, la sala donatori è nell'ospedale Forlanini? Sì, il nostro ospedale, la nostra azienda ospedaliera è poggiata su due ospedali, il presidio San Camillo e il presidio Forlanini. Il centro di raccolta è dentro l'ospedale Forlanini, nell'edificio principale. Tra l'altro è molto accogliente, giorni, io lo dico perché ormai la conosco bene, è molto accogliente. Poi ovvio che chi viene dall'altra parte di Roma può andare, non è esclusivo, insomma in un altro ospedale. La donazione si può fare la mattina, dottore? Sì, la mattina dalle 8, normalmente 11, 11 e mezza, meglio non andare in là perché appunto dovendo essere quasi digiuni non è consigliabile affrontare la donazione con molte ore di digiuno. Certo, certo. E comunque, ed è aperta tutti i giorni, compresi i festivi e le domeniche? Sì, la maggior parte dei centri di raccolta degli ospedali di Roma sono aperti. Perfetto. 7 giorni su 7, il nostro sicuramente. Bene, grazie dottor Strano. Grazie a voi per l'opportunità e a risentirci presto, spero. A presto, speriamo anche noi. Arrivederci Federico, arrivederci. Grazie al dottor Luigi Strano, medico del servizio emotrasfusionale dell'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini, intervenuto qui sui 93 di Radio Roma Capitale.